Ben trovati dal vostro veterano del Fantacalcio. Sono contento di questo video. Annunciamo con gioia la nascita, la rinascita della guida strategica per il Fantacalcio, una guida fondamentale, indispensabile per tutti i fantallenatori d'Italia. Come sapete, poi verso agosto anche sottoscritto farà uscire un aggiornamento di questa lista e tante testate faranno uscire una guida di fatto che è solo statistica per quanto riguarda i giocatori del prossimo campionato, ma la guida strategica non la trovate da nessuna parte, la trovate solo sul canale del veterano, quindi sono veramente contento di annunciarvi che da oggi è in distribuzione, in vendita, la guida strategica del Fantacalcio, che ha parecchi pregi. Andiamo ad elencarli e se siete curiosi poi scrivetemi qui sotto nei commenti per avere anche voi la vostra copia, che sarà sicuramente tramite PDF, per chi vuole potrà essere anche cartacea. Di fatto su internet ho visto che praticamente si trova di tutto, qualsiasi tipo di tutorial, di guida, ma una guida strategica per il fantacalcio nessuno ancora l'aveva scritta. L'ho scritta io la prima l'estate scorsa e quest'anno poi l'abbiamo un po' rimpolpata, rinominata anche con cose nuove, con interventi importanti. Voglio farvi un regalo portandovi appunto a conoscenza di tutto quello che ho acquisito in questi 30 anni quasi di fantacalcio, e l'esperienza, come dico sempre, è la somma degli errori. E questo è veramente un proprio regalo, una sintesi di quello che è stata un po' la mia esperienza, mettere a fattor comune per tutti i fantallenatori d'Italia e cercare appunto di migliorare ancora di più le performance. Un regalo vero e proprio ci sarà anche insieme all'acquisto della guida, ci sarà appunto l'invio del PDF anche del romanzo che scrissi in occasione dei 20 anni del Fantacalcio, quindi di fatto questo è già un regalo che vi faccio all'interno anche della guida strategica. Sono stati mesi di duro lavoro per questa guida, l'estate scorsa l'ho scritta di fretta, è stata utile per tanti fantallenatori, quest'anno ho deciso di raddoppiarla praticamente, tanti argomenti in più, tante interviste in più, ci sono veramente tanti spunti di riflessione e quindi sono stati mesi di duro lavoro, affiancati come sapete anche al discorso dell'europeo che di fatto per più di 4-5 mesi mi ha tenuto e assorbito incostantemente, ma ho visto che poi i risultati sono stati veramente importanti. Non solo appunto abbiamo portato bene all'Italia, ma abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro anche su YouTube per quanto riguarda questo fanta europeo, questo europeo. E un altro regalo che ci sarà appunto è quello che si potrà entrare nel gruppo di WhatsApp, un gruppo che è molto educato, professionale, competente, si parla tantissimo di fantacalcio e veramente all'interno di questo gruppo di WhatsApp si può crescere ancora di più a livello anche informativo, sia personale sia anche di fantacalcio. Come vi dicevo, da domani, da oggi di sabato e anche da domani domenica sarà in distribuzione la guida, poi sarà sempre in distribuzione fino alla fine delle necessità. Ad agosto questa guida verrà implementata anche con i nomi, ci sarà il capitolo 6, se non ricordo male, che appunto sarà implementato con i nomi suggeriti e anche con la divisione per fasce di ruolo. E alla fine di questa guida potete anche già verificare le recensioni, sono stati veramente tanti amici che hanno voluto recensire questa guida, anche il fatto il gruppo di WhatsApp, che ha permesso a tanti amici di crescere e raggiungere risultati importanti. Cosa troverete in questa guida? La guida di fatto io ne ho stampata una, ma come dicevo la maggior parte è PDF, se però volete cartacea fatemelo sapere. E questa è la guida, di fatto ha parecchi capitoli, vi ho messo diversi argomenti, sono 13 capitoli, ve li leggo così giusto anche per voi avere una sintesi. Di fatto capitolo 1 strategia pre-asta, capitolo 2 le percentuali da assegnare al budget, capitolo 3 i possibili scenari durante l'asta, capitolo 4 dinamiche e suggerimenti strategici, ovvero come prepararsi alla maratona, che è una maratona fantacalcistica, non una maratona vera e propria, ma si avvicina moltissimo. Capitolo 5 il kit del fantacalcista, capitolo 6 appunto facciamo i nomi dalla B con furore, la Next Generation, insomma questi nomi e anche la divisione per fasce la faremo a partire da agosto, quindi anche chi l'acquisterà poi avrà gli aggiornamenti continui. Capitolo 7, i suggerimenti dei grandi appassionati di fantacalcio, poi vi dico di chi si tratta. Capitolo 8, i colpi low cost. Capitolo 9, la sindrome di Balotelli, la sveglia di Natale, gli errori più comuni all'asta. Capitolo 10, formazione slot e definizione di 4 nomi per slot con tetto massima di spesa, la famosa quota 100 che ormai avete conosciuto. Capitolo 11, i bias, cioè le distorsioni cognitive. Capitolo 12, la matrice Boston per il fantacalcio, la Fanta Matrix, questo è un copyright del veterano. E infine capitolo 13, Fantacalcio, non finisce l'asta, c'è sempre nella consulenza del veterano. Quindi argomenti importanti, come vedete appunto la guida è scritta molto molto bene, adesso poi chi l'acquisterà avrà modo di verificarla, ci saranno anche dei QR code per avere dei link importanti, si trattano un po' di tutti i temi di fatto con tante casistiche importanti, si va ad analizzare quali potrebbero essere gli scenari durante l'asta con delle percentuali
importanti, come dividere di fatto la vostra rosa, se scegliere di fare il modificatore difesa, se scegliere di fare l'attaccante top e come fare una rosa equilibrata. Ci sono anche delle guide importanti, anche dei file di Excel a supporto, che saranno appunto la quota 100 e la matrice Boston Consulting per quanto riguarda il fantacalcio, e suggerimenti di come affrontare l'asta, perché di fatto è una vera e propria maratona. I nomi li faremo a partire dal mese di agosto, perché chiaramente il calciomercato impazzerà in maniera importante, quindi dovremmo essere sicuramente aggiornati, e il fatto di essere inseriti nel gruppo WhatsApp permetterà a tutti di essere costantemente aggiornati. Capitolo 7, abbiamo fatto delle interviste importanti, ribadiamo quella fatta con Ray Costa, campione Gazzetta 2019-2020, ribadiamo la sua intervista. Abbiamo implementato con un'altra intervista, quella del Profeta, un amico e anche un collega di YouTube per quanto riguarda il fantacalcio, sicuramente un canale di riferimento, ci ha dato tanti spunti di riflessione. Poi l'uomo copertina, Dario Principe, di fatto l'allenatore che ha vinto, il fantallenatore che ha vinto il primo fanta del veterano, e l'abbiamo intervistato per capire come è riuscito a vincere. Poi abbiamo intervistato anche Roberto Ceppi, che è super admin della Lega e grande appassionato di fantacalcio, e poi abbiamo intervistato anche Ghana, che è appunto il vincitore del Fanta Europeo del Veterano, quindi entrambi, sia i vincitori del Fanta Normale che del Fanta Europeo, ci hanno dato degli spunti importanti di interesse. Andiamo ad analizzare come fare il colpi low cost, cioè come andare a trovare nella guida, nell'asta, quelli che sono appunto i giocatori più importanti, più interessanti. E abbiamo visto poi appunto quali sono gli errori più comuni all'asta e quindi come cercare di evitarli, cioè ci facciamo fregare tante volte dalle sirene, vedi i vari Balotelli, e poi facciamo la quota 100, cioè la formazione di 4 nomi per slot, in modo da ridurre un po' quelli che sono i nomi, perché poi la lista comprende tantissimi nomi, bisogna essere bravi a discernere quali sono i 100 nomi su quali puntare e tirare fuori i nostri 25, un po' come ha fatto Mancini per quanto riguarda questo fantastico europeo. Capitolo 11, i bias, sono di fatto le distorsioni cognitive della nostra mente, quante volte sbagliamo per distorsioni cognitive. È un capitolo abbastanza lungo, un capitolo nuovo che ho messo, ma secondo me fondamentale per il vostro fantacalcio. Capitolo 12, poi la matrice Boston Consulting, cioè di fatto dove andiamo a inserire i nostri uomini che vogliamo acquistare in questa matrice a 4 quadranti, di fatto su un asse c'è la popolarità che può essere alta o bassa, e sull'altro asse c'è il rendimento atteso che può essere alto o basso. Poi scoprirete come andare a inserire i giocatori su questa matrice e avere una maggior sintesi delle vostre proiezioni. Infine chiudiamo col capitolo 13 e sui suggerimenti di cosa fare un minuto dopo la fine dell'asta, perché appunto dopo quel minuto si va a implementare ancora di più il discorso tramite appunto consulenza sui vari social o anche sull'app Magigol, che di fatto sono amici, una bibbia per quanto riguarda il fantacalcio, una sintesi di quello che è il libro. E poi di fatto in fondo ho messo, come dire, i miei obiettivi, c'è cioè una sorta di quaderno delle vacanze con dei nomi da inserire come supporto, una sorta di taccuino. E infine ci sono anche le recensioni di tanti amici che hanno avuto parecchio beneficio per quanto riguarda appunto la possibilità di avere una community col sottoscritto, col veterano, e appunto ci tenevano a dirvi quali sono stati i benefici di questa forte community. È in distribuzione, per poterla acquistare scrivetemi qui sotto oppure contattatemi tramite vari canali social che appunto c'è su Veterano, perché appunto tramite questa possibilità riusciamo anche a condividere, poi ci scambiamo il numero di telefono per cercare appunto di farvi inserire per chi acquisterà la guida nel gruppo WhatsApp, che sarà un gruppo riservato per poche persone, infatti, però appunto è un gruppo veramente molto educato, molto professionale, molto competente, quindi tanta gente che vuole parlare di fantacalcio, e quindi è un gruppo veramente molto molto serio. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che il veterano è sempre a vostra disposizione per qualsiasi necessità, vi ricordo di scaricare l'app di Magigol, che è di fatto una bibbia per i fantallenatori, vi ricordo che siamo quasi a quota 5.000, quindi l'obiettivo è quasi centrato per quanto riguarda i numeri del veterano, quindi arriviamo a 5.000, lo superiamo e cresciamo ancora di più, quindi grazie di cuore a tutti, vi aspetto, se avete necessità della guida strategica fatemelo sapere che sarò pronto a girarvela in modo istantaneo. Grazie di cuore a tutti, buona giornata a tutti, buon weekend a tutti e a presto dal veterano. Ciao ragazzi!